Abbiamo detto ieri qualcosa su come i testimoni della felicità accendono micce di felicità, seminano semi di felicità. E di tanto in tanto sarebbe bello pescare queste testimonianze di felicità, ma non quelle clamorose, no? Ci sono per esempio, tante persone felici nella nostra vita. Ci sono tante, tante testimonianze di felicità ordinarie, tante testimonianze di felicità, come dice Papa Francesco, della porta accanto. Testimonianze di felicità che sono testimonianze il più delle volte di santità. E ci sono tanti santi ordinari, non conosciuti, non canonizzati e santi della porta accanto, come ho detto, e come Francesco, il Papa, li definisce nell'ultimo suo documento, Gaudete et exultate. Una volta un uomo mi è venuto a trovare e mi ha fatto una domanda, dice: ma io pecco tanto, dico io beato te che pecchi tanto, io pecco tantissimo. Dice, ma il peccato forse più grave che faccio è quello di dire che i miei genitori sono santi? A che io ho detto io, è perché è un peccato. Se i tuoi genitori hanno vissuto il loro matrimonio con gioia, nel sacrificio, nel dolore, se i tuoi genitori si sono consumati per voi figli, per la famiglia e anche per gli altri, certo che sono santi. E lui mi dice: ma la Chiesa non li ha riconosciuti. Ma non è detto che tutti quelli che sono riconosciuti o canonizzati dalla Chiesa sono solo quelli santi. No, quelli sono santi che il Signore vuole in un certo senso metterci davanti in maniera ufficiale, in maniera solenne. Ma i santi della porta accanto, di cui il paradiso è pieno, e che secondo me battono i santi canonizzati, bene, quelli ne sono tanti. E quindi pensiamo molte volte alla santità ordinaria, alla santità delle piccole cose, alla santità dei conventi sconosciuti, alla santità delle case sconosciute, alla santità tra i poveri, ma anche alla santità tra i ricchi, perché quando un ricco dona quello che ha e dona anzitutto quello che ha perché dona essenzialmente la sua vita, bene, quella è santità. Allora vedete come la santità ci aiuta a vedere la via della felicità. La santità è la via della felicità, dice Papa Francesco, ma non solo lui. La santità della porta accanto. Perché molte volte certi modelli li vediamo troppo lontani da noi, ma una mamma, un papà, un fratello, una sorella, un sacerdote poco conosciuto, un religioso, una suora, un uomo, un amico, bene, quelli sono modelli di felicità ordinaria, di felicità delle piccole cose che agli occhi di Dio sono grandi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!